Ciao Marco, come Ciao stai? Mario, Allora, bene, grazie. abbiamo un altro DPCM per tua somma gioia. Raccontacelo un po'. Ma raccontare a livello di esposizione normativa non c'è molto, sappiamo tutti dai media che ci sono delle chiusure, ci sono interventi pesanti su alcuni settori che il governo ha deciso di non consentire più certe attività che ha ritenuto pericolose per la pubblica salute, e queste attività sono le attività, diciamo, di svago. Sembra quasi di sentire un retrogusto morale in questa affermazione del nostro governo, cioè ci dice che noi non ci possiamo svagare o che comunque dobbiamo soltanto pensare a lavorare, ad andare a scuola, a studiare. Beh, si punta a eliminare il superfluo, Eh sì, però bisogna vedere che cos'è il superfluo, perché se io fossi un ristoratore, di superfluo, di dare da mangiare alle persone non mi sembrerebbe tanto superfluo, anche perché alimentarsi è un'attività di base e noi certo, sappiamo. non c'è solo la ristorazione, c'è anche il teatro, il cinema, il cibo Certo, dell'anima, certo, certo, vedi. magnifica. Si è ritenuto che il teatro sia un terribile veicolo di contagio. Uno dei settori dello spettacolo italiano più disastrati, meno frequentati dalle persone, forse un po' di più di cultura, e si sono chiusi da un momento all'altro come se fossero dei pericolosi focolai. Così come si è voluto per forza andare a colpire la movida senza nemmeno dire che cos'è, senza nemmeno saperlo, anche perché chi lo scrive, soprattutto i media, non hanno minimamente idea, e si è cercato anche di arginare il contagio riducendo tutte le possibilità di frequentazione delle persone per svago, ma quelle per lavoro le si sono lasciate sostanzialmente intatte. Allora io mi domando, ne avevamo parlato il 3 luglio nel nostro convegno, quando io mi ero dimostrato molto critico sulla natura di questi atti, di questi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che non sappiamo se sono atti normativi o se sono atti amministrativi generali. Se sono atti normativi, mi chiedo sulla base di quali fonti, sulla base di quale rispetto della Costituzione, dell'articolo 3, dell'obbligo di buon andamento, di imparzialità, insomma, di tutte le norme fondamentali della nostra Costituzione, si sia deciso di chiudere certi settori e non altri. Se invece sono atti amministrativi generali, qual è la motivazione? Cioè, come mai si è deciso di chiudere improvvisamente i ristoranti, le palestre, dopo avergli dato 7 giorni di, diciamo così, di avvertimento, dicendo: ah, se continuate così chiudiamo tutto, e poi non si è detto neanche niente sul punto? Come mai si è deciso di chiudere questi Beh, settori? immagino che abbiano fatto un'istruttoria. Ah, però non ne abbiamo traccia, perché il decreto parla di una riunione che si è tenuta appunto il 24 e che sulla base di quello queste persone che sono deputate a tutelare la nostra salute hanno stabilito che i ristoranti piuttosto che appunto le palestre o altre attività, diciamo così, all'aperto o di svago sono pericolose. Fra l'altro ci sono anche delle incongruenze perché si sono chiuse le palestre, ma non si è chiuso il parrucchiere, come se appunto stare a contatto con la persona che ti deve fare i capelli fosse meno pericoloso, meno rischioso. Non è che voglio chiudere i parrucchieri o i centri estetici, ci mancherebbe. È giusto che stiano, che facciano il loro lavoro, ma avere persone che hanno lavorato e che hanno investito magari dopo che c'è stata la riapertura per sanificare, per creare barriere, eccetera, che da un momento all'altro si vedono chiusi per motivi di sanità pubblica, ecco, non è che di per sé sia illegittimo, bisognerebbe capire perché. Beh, sicuramente tra il parrucchiere, che comunque diciamo è una situazione più facile da gestire quella del parrucchiere, no? Perché comunque il parrucchiere prende degli appuntamenti, c'è un maggior distanziamento nella sala del parrucchiere rispetto magari a alcune palestre che io purtroppo ho avuto modo di frequentare, dove sì, diciamo in certi casi sono partiti bene, in altri casi un po' meno bene. Poi comunque è proprio la natura stessa dell'attività che ti porta, no?
quando fai attività fisica un pochino ti scomponi, sudi, mentre quando stai seduto dal parrucchiere sei fermo in una situazione in cui droplet sicuramente ce n'è di meno, no? Sicuramente sarà. L'igiene, ecco, molte palestre, io so, per esempio, conosco delle palestre dove l'igiene erano quasi maniacali nella pulizia degli attrezzi dopo l'utilizzo. Ho visto anche i gestori riprendere gli ospiti della palestra nel caso in cui si dimenticassero di pulire l'attrezzo, però altre situazioni invece non erano minimamente controllate. Quindi sicuramente, ecco, è che probabilmente è stata fatta una valutazione di costi-benefici. Però non la conosciamo e se sono atti amministrativi che devono essere motivati, bisognerebbe che ce lo dicessero. Beh, E questo diciamo mi che sembra. probabilmente una dinamica ci sarà, probabilmente. Io spero di no, francamente. Questa è la mia personale opinione, E perché poi Mario. in questi momenti bisogna comunque stringere i denti e evitare di far casino, perché peggioriamo soltanto la situazione. E poi E Mario, anche... no, scusami, ma chiediamoci come mai questi settori sono stati direttamente colpiti e ci sono altri settori come ad esempio i trasporti che saranno essenziali, indispensabili e quant'altro, dove gli assembramenti sono molto più intensi, dove c'è un limite dell'80%, che è un limite. Certo, qui mi trovi proprio in un tema che per me professionalmente e anche umanamente è molto attuale. Sì, effettivamente, lì vale sempre il discorso della valutazione costi-benefici, immagino, no? Perché comunque gli Ma investimenti servono per comunque mandare le persone sul posto di lavoro, negli ospedali, negli uffici. Quindi è chiaro che se tu blocchi una linea ferroviaria, però è anche vero che la linea ferroviaria in questione o la linea di bus non può essere veicolo di contagio, perché poi alla fine a quel punto diventa una situazione ingestibile, perché la persona contrae il virus sul treno per andare, o anche lo studente contrae il virus sul treno, lo porta in classe e lo passa ai compagni di classe. quindi non. Probabilmente c'è stata, io se vogliamo fare un discorso di carattere generale, possiamo sicuramente sostenere che c'è stata una sottovalutazione, forse, di quello che... Io non lo so, mi limito a fare pochissime osservazioni di carattere giuridico sulla base dei fatti. Anche noi avvocati sappiamo bene che non sempre nelle udienze le distanze sono rispettate, anzi, e che si torna spesso alle vecchie udienze pubbliche degli sfratti, ti ricorderai, Guarda, ma certo, purtroppo, dove. purtroppo io recentemente, diciamo che professionalmente il rischio più grosso l'ho preso proprio in udienza, io, il rischio sanitario più grosso, perché mi sono trovato in udienza al penale, dove a un certo punto uno dei testi ha cominciato a tossire, è uscito tossendo, praticamente ha provocato lo stesso, sembrava Mosè di Deuteronomio, davanti all'aula d'udienza, aula d'udienza poi tra l'altro con 6 udienze, con moltissimi testi, tutte convocate alla stessa ora. Ecco, Certo. e poi un altro rischio grosso l'ho preso presso il Tribunale di Velletri, dove la situazione era veramente incredibile, incredibile. Io ho inviato una PEC ai colleghi del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri, non mi hanno ancora risposto, probabilmente ne avranno ricevute moltissime quel giorno, quindi sono rimasti indietro. Certo. D'altra parte bisogna anche rendersi conto che non sempre, cioè anche in questo caso però mi fa riflettere, io ti dico invece a Firenze la Corte d'Appello ha trovato un sistema di contenimento e di distanziamento a dir poco efficiente, dove c'è una. È agevolata dal fatto che il nuovo Palazzo di Giustizia è molto ampio, ci sono molti corridoi, lo spazio è molto gestibile, però devo dire che lì le forme di distanziamento ci sono e che non ci sono grossi problemi. Quindi è un problema di casi, caso per caso. Ci sono dei casi dove purtroppo non si rispettano. Allora la mia domanda è perché sappiamo che ci sono dei ristoratori onesti, seri e coscienziosi che le regole le rispettano e sappiamo che
come nei tribunali ci sono dei tribunali che le regole rispettano e dei tribunali che non le rispettano, perché si sono chiusi tutti, i ristoratori piuttosto che le palestre? Cioè, è qualcosa che non può, a mio giudizio, essere giustificato semplicemente da ragioni di salute pubblica, perché queste ragioni di salute pubblica sono generiche, sono... è una categorizzazione, una criminalizzazione di una categoria, cioè andare a dire che chiudiamo tutti i ristoratori perché alcuni non si comportano bene, ed è vero, Dio solo sa quanto è vero e lo abbiamo visto tutti, non significa tutelare e salvaguardare la salute pubblica, significa prendere dei provvedimenti che forse sono ispirati da logiche emergenziali, da volere in qualche modo mettere in bocca dell'opinione pubblica qualcosa, che si è fatto qualcosa, quando in realtà forse la situazione, non voglio dire che sia sotto fuori controllo, ma diciamo che è molto preoccupante. Beh, sicuramente c'è una grande, si percepisce una grande preoccupazione. Chi non sarebbe preoccupato di fronte a una crescita così, così evidente del numero di contagi, è un'incapacità a quanto pare di fare poi il tracciamento, che è l'unico strumento idoneo al contenimento. E se non si fa più il tracciamento, la situazione va completamente fuori controllo, e probabilmente l'unica soluzione, come qualche, diciamo, virologo ha sostenuto, poi alla fine è proprio quella di fare un reset con un lockdown totale, affinché poi ognuno stia dentro casa sua e non diffonda ulteriormente il virus. Marco, che ti devo dire? È un periodo veramente brutto questo. Speriamo che finisca presto. Ti ringrazio per queste riflessioni. Un saluto a tutti i nostri amici. Invito nuovamente tutti a seguirci. In particolar modo venerdì, che non mi voglio sbilanciare, ma probabilmente ci sarà un bellissimo evento su questo canale YouTube. Buonasera. Forza e coraggio, buonasera a tutti.